Torna anche quest'anno in Gir per Fan, la passeggiata degustativa per le vie del centro storico di Fano tra storia, arte, musica e prodotti enogastronomici. In programma per sabato 8 agosto è partita la prevendita di coloro che vorranno partecipare alla serata. I biglietti al costo di 16 euro daranno diritto alle 9 degustazioni in altrettanti angoli della città. Per partecipare già da sabato ci sono in prevendita i biglietti in 4 punti essenzialmente, che sono l'ufficio di alberghi consorziati in Viale Adriatico a Fano, il Bomber Bar alla cooperativa Tre Ponti per la zona di periferia, Piazza 20 Settembre il Buburger e a Torrette invece abbiamo il punto yacht turistico di Torrette. Ma l'edizione 2015 sforna già le prime novità a partire da un concorso fotografico aperto a tutti. Il progetto nasce da una sinergia tra la Proloco di Fano e l'Associazione Culturale Centrale Fotografia e vuole concedere a fotografi di ogni livello la possibilità di rappresentare le particolarità della serata dell'8 agosto, dove per l'occasione i monumenti rimarranno aperti. Saranno quindi veramente tante le opportunità per catturare in uno scatto l'identità di Fano. Esatto, l'evento nell'evento è appunto un concorso fotografico che abbiamo messo in piedi grazie ad una grossa collaborazione con Centrale della Fotografia. Ringrazio intanto Marcello Sparaventi per la collaborazione ed è tutti i fotografi, professionisti e non, quella sera potranno fotografare momenti della città che si aprirà appunto per questa manifestazione, inviarceli a un indirizzo mail già preparato che è ingirperfan@gmail.com, inviarceli entro il 26 agosto. Queste fotografie verranno prese, valutate e alla fine ci sarà un vincitore, i primi 3 classificati verranno premiati con una bicicletta, un bono spesa con 150 euro e una bellissima cena in un ristorante tipico locale per 2 persone più un concorso, la partecipazione ad una centrale della fotografia. Quindi ecco, consiglio veramente tutti a partecipare al concorso fotografico ma anche in Gir per Fano.